Sì, l'abbiamo approcciata abbastanza bene. Sapevamo che se li avessimo fatti giocare senza nessuna pressione poteva diventare un pochino pericoloso, però direi che abbiamo fatto il nostro lavoro oggi. È un'opportunità che mi ha dato Giuliani oggi di fare la fase difensiva, quindi sono molto contento di averlo potuto fare, di star bene e di cercare di dare una mano alla squadra. Poi non ho avuto grandissime occasioni perché oggi fortunatamente la partita è andata via piuttosto liscia, però comunque siamo contenti di aver vinto questa partita e di aver fatto passare quel brutto momento dopo le ultime due sconfitte. Comunque sapevamo che non ce l'avrebbero regalata assolutamente, perché comunque loro giocano secondo me una buona pallavolo a tratti e forse gli manca un po' di continuità, quindi noi siamo stati bravi a schiacciarli, perché a tenere la continuità giusta e a esprimere il meglio. No, ci voleva, sono comunque gare rischiose perché dopo due sconfitte è sempre difficile ritornare in campo con lucidità, invece l'abbiamo fatto, sono tre punti importanti per la classifica, sono contento. Il recupero di Fei, qual è la situazione? Non lo so, è rimasto a casa a curarsi, credo che ne abbia ancora per un po', aspettiamo giorno dopo giorno quello che ci dice lo staff medico. Adesso c'è una settimana di lavoro importante, no? Prima poi di due sfide importantissime, sabato a Perugia e poi quella a Belgorod. Beh, da qui a fine campionato, per la verità, di sfide importantissime ne abbiamo molte, perché quelle che hai citato te poi precedono anche Latina, che sta facendo molto bene, credo che sia una squadra che addirittura può puntare per la parte altissima del campionato, come avevo detto tra l'altro prima che iniziasse questo campionato. Quindi credo che ci aspetti un periodo molto tosto, con poco allenamento. Spero di avere tutta la rosa a disposizione, quello è molto importante, perché non ci scordiamo che siamo un po' in deficit con i posti due. Giulio è reduce da uno strappo addominale, sta facendo un po' fatica a ritornare al 100%, Fox è fermo, quindi speriamo di recuperare tutti, ecco questa.